Oggi Ronaldo Junior ha deciso di svelarci il suo segreto. Garage segreto di Ronaldo Junior. Io che posso dirvi? Guardate che sorte di auto. Famosa Lamborghini della polizia che abbiamo rubato. Cromato assurdo. Cioè è un platino, è come se fosse platinata la macchina. Un mega garage di Lamborghini, tutto per Ronaldo Junior. Oddio. Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qui Megozzo e bentornati a Bomba in questo nuovo video della GTA 5 mod vita reale da bambino. Allora, in questo video vedremo una cosa che Ronaldo Junior ci ha tenuta nascosta. O meglio, non è che ci ha tenuta nascosta, ragazzi, lo sapevamo già perché avevo pubblicato il video qualche tempo fa. Se ben ricordate, ogni lunedì fino a qualche tempo fa uscivano dei video speciali sul canale di Blast Team Gaming, dove lì appunto abbiamo pubblicato il garage segreto di Ronaldo Junior. Visto quello che sta succedendo, ragazzi, nell'episodio di ieri, quello che è successo nell'episodio di ieri, dove Ronaldo ha sgamato appunto Jasmine e Ronaldo Junior nel fare la famosa arte dello yoga, oggi Ronaldo Junior ha deciso di svelarci il suo segreto. Quindi ora andremo in game, vedremo ciò che succederà. Spero vi possa piacere anche quello che ha fatto Ronaldo Junior, perché nemmeno io ne ero a conoscenza. Mi raccomando, guardate il video fino alla fine, ragazzi, per vedere tutte le bellissime Lamborghini che Ronaldo Junior ha preso. E a fine video, ragazzi, saluterò le ultime 5 notifiche di Instagram. Quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Bene, ragazzi, allora eccoci qui nella nostra casa, la nostra vera casa dove siamo cresciuti. Vedete, oggi Ronaldo Junior ha sfoggiato la mia felpa preferita, quella che piace veramente, ragazzi, in assoluto. Quella arancione, diciamolo, è un arancione tendente al giallo, quindi diciamolo è arancione. Allora, vi spiego oggi Ronaldo Junior che cosa mi ha detto. Innanzitutto devo controllare che mamma e papà non escano, perché ho chiesto alle guardie dell'FBI se possono mantenere il segreto, che sto uscendo un attimo, perché, ragazzi, se dovesse succedere il caso, dato che sono sicuro che succederà, devo farvi vedere questa cosa assolutissimamente adesso. Vi ricordo che nell'episodio di ieri Ronaldo ha scoperto la casa che ha comprato con i suoi soldi, dove vive Ronaldo Junior con Jasmine. Starà succedendo il bordello. Sicuramente, ragazzi, se non vi faccio vedere questa cosa adesso, mi ha detto Ronaldo Junior, non penso la potremo vedere più. Quindi ora con la nostra Lamborghini torneremo, cioè andremo al garage segreto, quello che Ronaldo Junior ha nascosto, che non conosce, pochi di voi conoscono, non so, forse lo conoscete, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se già lo conoscevate. Vabbè, comunque ci andiamo un attimo in Lamborghini, vi faccio vedere velocemente le grandi sorprese che c'ha Ronaldo Junior, perché Ronaldo Junior ha ben pensato di fare una cosa. Io non l'avrei fatta al posto suo per differenziare, però, ragazzi, è una sua scelta e noi come tale la rispettiamo. Ok, ragazzi, io spero ricorderete le auto che aveva Ronaldo Junior, però capisco che magari non tutti l'avete visto il video, quello sul canale di Blasting Gaming, dove abbiamo visto tutte le sue auto segrete. Per cui ora intanto mettiamo subito il segnalino all'Eclipse Tower, che vi ricordo non abbiamo più l'appartamento lì perché è stato venduto da papà, ma siamo riusciti a recuperare il garage dove appunto lui non sapeva che noi avevamo tutte queste auto. Ragazzi, poi è andata a finire male, ovviamente, come tutte le altre cose, però il garage ce l'abbiamo ancora. E Ronaldo Junior, ragazzi, ha ben pensato di sostituire tutte le auto. Ecco, ora vedrete, insomma, ora vedete. Comunque arriviamo veloce e vediamo un po'. Siamo arrivati al garage sotto le Eclipse Tower di Ronaldo Junior. A questo punto direi che ci possiamo mettere di testa proprio velocemente dritti nel garage, cerco di farvi vedere tutte le auto, perché, ragazzi, queste auto qui che vedremo adesso sono le auto più belle che ci siano su GTA 5. Ovviamente parlo di Lamborghini e ovviamente non so nemmeno se un giorno le rivedremo, dato che forse papà adesso si incazzerà e ci pignorerà tutto. No, vabbè, che è lo Stato, che è la mafia, ragazzi. No, ragazzi, però entriamo e guardiamo la cosa. Devo dire, ma quando vengo nel garage lascio sempre qualcosa da bere lì sotto da qualche parte, perché accendo sempre la TV e vengo qui a giocare, a fare a volte, ve lo dico, eh. E poi ho detto, questo garage, ragazzi, Ronaldo ne è a conoscenza, ma poi successe una cosa con Jasmine e se ne è completamente scordato. Quindi, ragazzi, direi che ci è andata completamente di lusso che papà si è scordato del garage e delle meraviglie che abbiamo alle spalle di Ronaldo Junior. Va bene, Ronaldo Junior, dai, la pausa break è finita, spegni la TV, vabbè, la TV puoi anche lasciare accesa, insomma. Siamo pronti per guardare, ragazzi, tutte le Lamborghini segrete, bellissime, stupende, fenomenali,
stupefacenti di Ronaldo Junior. Ok ragazzi, mentre ho messo un canale a caso, vediamo dei cartoni animati veloce, direi che possiamo passare a vedere il garage segreto di Ronaldo Junior, perché ha deciso, ragazzi, la sua passione sono le Lamborghini, e come dargli torto, ragazzi, e ha deciso di vendere tutte le altre auto e di comprare delle auto, ragazzi, per sé. Quindi papà questo non lo sa, non è venuto. Diciamo che abbiamo venduto la BMW, la Mercedes, l'Audi, alcune Ferrari, e dal ricavato, ragazzi, ho deciso di farmi la mia collezione privata di ben 10 Lamborghini, che nemmeno papà sa. E ragazzi, non le userò mai, perché tutte, perché mantenerle costa un casino, mantenere l'affitto del garage. Ah no, il garage l'ho comprato, sì, perché lo compro papà, quindi il garage è nostro, ragazzi, quindi dobbiamo solo mantenere questo, e direi che con i soldi delle Giovanni ce la faccio. Allora, io che posso dirvi, guardate che sorte di auto, le Lamborghini di Ronaldo Junior sembrano tutte uguali, ma invece non lo sono, ve lo posso garantire. La Lamborghini che secondo me spicca di più la vostra attenzione, ragazzi, è questa qui. Che poi questa era la mia, ragazzi, la ricordate? Questa è la famosa Lamborghini della polizia che abbiamo rubato, perché ce la sequestrarono e loro la ritinteggiarono facendola loro. Invece no, noi l'abbiamo rirubata da veri mafiosi quali siamo. Adesso insomma facciamo un breve tour, un mini tour del garage di Ronaldo Junior e delle sue Lamborghini. Bene, bene, bene ragazzi, prima di iniziare il tour è d'obbligo un bel mi piace, iscrivetevi ancora al canale se non l'avete fatto, perché ragazzi, potete mettere mi piace a uno spettacolo del genere che non si vede tutti i giorni, no? Allora, iniziamo da destra, che ormai vi ho già spiegato la storia di questa Lamborghini che è stata rubata, poi l'abbiamo ritinteggiata e fatta nostra. Questa qui, ragazzi, dovrebbe essere una Aventador, mentre questa dovrebbe essere una Aventador J Speedster, un nome del genere, ragazzi. Ora tutte queste Lamborghini di noi mi traballano un po'. Comunque sì, anche questa è stupenda, ragazzi. Questo è il modello aperto che prendemmo un po' di tempo fa, che è veramente una bomba. Continuando, qui dovremmo avere una Huracan. Questa dovrebbe essere, vediamo se mi ricordo bene di regola il nome, c'è scritto dietro, c'è scritto Lamborghini Huracan dietro. Sì ragazzi, ricordavo bene, questa qui è una Lamborghini Huracan bianca, che queste sono praticamente tutte nuove. Quelle che vedete che avevamo già era quella della polizia, la Sesto Elemento e basta, le altre sono tutte comprate. Quindi immaginate voi quanti soldi ha speso Ronaldo Junior, tipo sui 10 milioni o cosa del genere, non lo voglio sapere. Bene, continuando, abbiamo una delle tante, ragazzi, auto centenario versione italiana, che questa è una delle auto che vorrei su GTA 5 online, sinceramente, perché è veramente molto bella. E c'è un'auto su GTA 5 online che gli assomiglia. Però ragazzi, questa qui è la centenario 750, attenzione che è diversa. Perché è diversa? Perché anche queste tre davanti sono centenario, ma si chiamano LP774 e sono un modello diverso. Quindi ci tengo a precisarlo, giusto per essere ben informati. Qui ragazzi abbiamo l'auto che secondo me spicca più di tutte, è la prima Lamborghini che Ronaldo Junior ha deciso di metallizzare, di cromare. Infatti guardate, ha un colore cromato assurdo, cioè è un platino, è come se fosse platinata la macchina. Questa qui è la stessa macchina di questa qui che abbiamo visto, che questa se non sbaglio è una Reventon. Sì, dovrebbe essere una Reventon, soltanto che una è metallizzata, ragazzi, siccome mi piace il modello ne ho prese due. Una è metallizzata, mentre l'altra, ragazzi, è di un colore classico. Ho scelto una specie di grigio metallizzato anche qui, tendente al bianco, che è anche molto bello. Quindi come vedete, queste sono tutte le auto, ragazzi, che Ronaldo Junior ha comprato. Quindi continuando, adesso ci sono tre centenario, come vi ho detto prima, LP774. La mia preferita, ragazzi, è questa qui, questa modello rosso. A me piace proprio la LP, ragazzi, 774. A me piace di questo colore, quindi vi dico che tra tutte la mia preferita, ragazzi, è questa qui rossa, ve lo dico garantito, e anche penso di Ronaldo Junior. Qui abbiamo sempre una centenario versione italiana nera, quindi vedete sono praticamente uguali, soltanto che una è metallizzata nera, una è metallizzata ghiaccio, e la differenza, ragazzi, si vede. Infatti anche questa è molto molto bella, anzi io ci metterei forse questa. Questa non è un nero, è un viola notte metallizzata, cioè qualcosa di spettacolare, ragazzi, veramente spettacolare. In tutto sto tempo Ronaldo Junior si è fatto tutto sto garage, vi ho detto tutto. Poi
La Sesto Elemento già la conoscete, è la prima macchina che abbiamo avuto. E infine, ragazzi, c'è l'auto che è la prima Lamborghini che ho visto nella mia vita, quella di papà. Quindi, diciamo, non potevo non comprarle tutte e non potevo non comprare questa che, grazie a quest'auto, io mi sono innamorato del brand Lamborghini come auto. Quindi quest'auto era d'obbligo comprarla, questa qui, di questa colorazione, perché ragazzi, noi l'abbiamo vista così per la prima volta. Bene, allora ragazzi, guardate che bomba! Un mega garage di Lamborghini, tutto per Ronaldo Junior! Oddio, come sclerare in pochi secondi! È d'obbligo fare un giro, ragazzi, e non posso non prendere questa qui che proprio mi piace tanto. Tra l'altro posso farlo solo adesso perché papà non lo sa, Jasmine non lo sa, no, glielo voglio dire perché meglio di no, aspettiamo, forse lo dirò, ma meglio aspettare. Per cui ragazzi, lo so solamente io e Albert a breve lo saprà, quindi sì. Ovviamente ragazzi, vediamo se c'è, aspettate, il mio complice numero uno è per forza, lo sapete, vediamo se c'è, che lo salutiamo, sì, c'è. Ciao Simon, bella zio, oh ci sono nuovi arrivi. Oh, bella Simon, come stai zio? Visto che ho sfoggiato il gioiellino che mi hai fatto una settimana fa, visto che bomba. Ragazzi, Simon sta sempre a fumare, prima o poi gli partirà un infarto, una cosa del genere. Chi è che non è rimasto soddisfatto? Dai, potete dire tanti episodi della vita reale da bambino, sono magari più o meno quelli, però questi episodi, ragazzi, ti cambiano la giornata, ti fanno mettere un bel like col mouse, lo dovete piazzare. Come si fa a non mettere like a un video del genere, raga? Dai, abbiamo visto l'epicità assurda, il garage pieno! Ragazzi, io spero il video vi sia piaciuto. In tal caso, un bel mi piace, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere i prossimi video, quindi mi raccomando, attivate la campanella delle notifiche che sta giù, così non vi perdete nulla. Come avevo detto, ragazzi, saluto le ultime 5 notifiche di Instagram, dato che ve l'ho promesso. Saluto Giancli26, Ferdicaro Simone, Descan5555, Detto Ehi e Convert1708, che sono state appunto le ultime notifiche di Instagram. E se anche voi volete essere salutati come loro, mi raccomando, venite a seguirmi su Instagram, basta che cercate Real Anthony, lo trovate qui in descrizione, così ragazzi posso salutare anche voi. Direi che la nostra giornata è finita, il video di oggi è finito, direi più che soddisfatto ragazzi, questa scena mi dà il cuore. Ronaldo Junior con la felpa Supreme, arancione stupenda, la Lamborghini rossa stupenda, Junior super mafioso che mai criminale pazzo. Qua è Megots ragazzi, grazie a tutti per la visione e ci becchiamo al prossimo video, ciao!